Ciao, Horroritali e Horroritale. Un caloroso benvenuto dal vostro rugoso Ernio Mozzicone di Lapide, qui in questo podcast show per parlarvi di un prodotto di recente uscita, dalla regia di Gerard Johnston, Megan. Prima di ogni considerazione, però, vediamo insieme la trama. L'inventrice Gemma crea la bambola Megan, un androide progettato per diventare la migliore amica di qualunque bambino. Decide quindi di testare l'androide con la nipote Katie, di cui è diventata tutrice, ma la bambola si rivela essere meno amichevole del previsto. Ecco, la sinossi ufficiale riassume perfettamente ciò che il film mette a schermo. Una bambola con intelligenza artificiale che prende il comando delle azioni con lo scopo di portare avanti la propria causa a qualsiasi costo. Ovviamente si parla di un qualcosa di non del tutto originale. Basti pensare, perlomeno nel settore horror di ultima pubblicazione, al reboot della bambola assassina. Ecco, Megan assume la stessa dinamica di operato e lo posiziona su di un contesto mutato sul semplice fattore estetico. Chiaramente basti guardare la bambola in questione per capire di cosa stiamo parlando. Tutte le fattezze sostanzialmente reali sono di un impatto davvero azzeccato e non ci si mette tanto ad entrare nel mood del film. Prodotto dalla Blumhouse, il film segue esattamente quanto richiesto, facendo un compito lodevole su ogni reparto, tranne chiaramente quello dell'originalità, si è inteso. Sulle richieste del mercato horror contemporaneo, jumpscare, movimenti di macchina e specialmente di luci sono calibrati in gran sintonia, dando una buona profondità al reparto narrativo. Tutte le considerazioni del caso sono ovviamente poste sotto un critico giudizio di specifica natura. Non faremo paragoni con i titoli a cui sicuramente si sono presi i maggiori spunti e non ci focalizzeremo sulla prevedibilità degli avvenimenti che si susseguono. Daremo una semplice opinione di quel che abbiamo visto e sicuramente quello che abbiamo visto non ha nulla da buttare nel cestino. Megan è un buon horror che gioca con la semplicità e non chiede niente in cambio. Il reparto attoriale è retto da una combinazione di due elementi più uno. Le attrici Alison William nel ruolo di Gemma, la piccola Violet McGraw nel ruolo di Katie e ovviamente l'aggiunta Megan. Ecco, proprio su quest'ultima c'è da fare un piccolo appunto. Grandissima parte delle scene vengono interpretate da attrici in carne ed ossa, più che da settori robotici di animatronic. Questo per dare ancora più il senso di reale al personaggio. I movimenti della bambola sono infatti molto fluidi e in continua crescita, seguendo nella stessa direzione una maturazione dei propri artificiali sentimenti. Mentre il tempo scorre insieme alla piccola Katie, segue il suo naturale processo di emotività. La bambola acquisisce uno spirito di protezione quasi viscerale e, in fin dei conti, scopo della propria esistenza. Da qui una lenta serie di preoccupanti avvisaglie che porteranno violenze ed inevitabili omicidi. Il film, attenzione però, non gioca la carta della brutalità come presa per il pubblico, anzi, rimane molto soft, giocando una quasi anemicità di operato, sterzando sulla componente del facile utilizzo di sangue come giustificazione del genere stesso. Questo tassello si scontra sulla base del classico teen horror e provoca una reazione quasi reversal, dando il sapore della furia degli omicidi, pur non mostrandoli completamente. Sicuramente una gestione registica discutibile, ma perlomeno abile nel differenziarsi dalla moltitudine di opere in circolazione. Altro fattore che senza ombra di dubbio spiazza è una particolare pressione sull'emotività. Si affronta un argomento comunque sia abbastanza delicato come la perdita genitoriale e il difficile percorso di recupero. E questo film gestisce il legame in maniera molto
profonda, riuscendo addirittura a commuovere. In un horror, sicuramente, questo è un aspetto che non ci si aspetta. Invece, il regista colloca sapientemente ogni battuta con le giuste tempistiche, dando non solo quel sapore amaro al racconto, ma rende il tutto scorrevole per le azioni di conseguenza. La parte action è anch'essa stabilizzata su di un preciso schema che spezza le catene della quiete e scuote la psiche dentro improvvise accelerazioni dove tutta la fisicità della bambola bucano lo schermo. Non ci troviamo davanti ad un qualcosa di estremamente iconico o che verrà ricordato nella Bibbia del cinema horror, ma Megan in tutta la sua figura funziona e inquieta. E questo già un qualcosa di cui andare fieri in casa Blue Mouse. Dopo i deludenti Halloween c'era bisogno di un qualcosa di più colorato e fresco e perlomeno a livello di fattezze Megan vince su ogni linea. Il resto è un normale ma gradevole prodotto dedicato al pubblico mainstream o che si sta avvicinando al genere in punta di piedi. Un film che fa il suo e lo fa con gran mestiere. Niente di più, niente di meno. Horror Italy e Horror Italy. Queste erano le considerazioni personali del vostro rugoso Ernio Mozzicone di Lapide, che vi augura come sempre buonanotte e come sempre lasciatevi terrorizzare.